Roberto Sergnotti, tanta fatica per conquistare una vittoria piena contro una Latina che forse avrebbe meritato il tie break. Lei è molto sereno e sappiamo anche molto obiettivo nell'esaminare le partite. Ecco, una presentazione così adesso sono obbligato a dirti quello che comunque penso, che insomma abbiamo tra la partita di andata e di ritorno fatto 5 punti con Latina e contro una squadra che ci ha messo sempre in difficoltà. Quindi è vero quello che dici, che abbiamo raccolto molto. Ma c'è stato questo finale di 7 dove abbiamo giocato bene in battuta soprattutto, abbiamo fatto più di quello che avevamo fatto in 2 set e mezzo negli ultimi punti, risaltata la loro ricezione e abbiamo fatto questo gran finale, se no il tie break credo che sarebbe stato un degno epilogo di una gara comunque equilibrata. Latina secondo me vale più della classifica che ha, mi sembra che l'inserimento di Starovic proceda al meglio. Sto rivedendo il ragazzo che conoscevo di qualche anno fa, vuol dire che Santilli e Simoni stanno lavorando bene con lui, l'hanno rimesso a posto anche fisicamente e tutto, insomma, quindi penso che la squadra farà un girone di ritorno migliore. Cosa manca secondo lei a Latina per avere quella continuità che forse merita? Forse qualche risultato positivo per invertire la tendenza? Sì, manca solamente quello. Quando si perdono tante partite ai vantaggi, loro hanno perso anche molti tie break se non sbaglio, perdi un po' di fiducia, arrivi nei finali di set, subentra un po' di insicurezza. Credo che non appena vinceranno qualche partita, e la vinceranno, partite magari come quella di stasera porteranno a casa sicuramente dei punti.